Buongiorno e benvenuti. Intanto un saluto da Palazzo Ducale di Genova. Ci scusiamo per il ritardo, c'è stato qualche piccolo inconveniente tecnico questa mattina, quindi mi dispiace per questi 15 minuti che abbiamo perso. Spero che non siano troppo un problema per tutti voi che siete collegati. Intanto, con grande soddisfazione, posso dire che siete collegati quasi una quarantina di classi e da tutta Italia, e questo, devo dire, è un grande piacere e una grande soddisfazione in un periodo come questo, in cui chiaramente il fatto di non aver potuto procedere con un'edizione in presenza ci ha costretto ad un'edizione online della rassegna La Storia in Piazza, ma appunto questo ci consente di raggiungervi nelle scuole, nelle case un po' di tutta Italia. Quindi diciamo un'opportunità che abbiamo potuto cogliere e di cui siamo comunque molto contenti. Come dicevo, questo è il secondo appuntamento della rassegna La Storia in Piazza, o perlomeno della serie di appuntamenti, di anticipazioni che abbiamo scelto di mantenere quest'anno in vista poi dell'edizione vera e propria in presenza, come era stato inizialmente programmato, l'anno prossimo ad aprile, qui appunto sperabilmente a Palazzo Ducale. In questo incontro continueremo a ragionare sul tema del raccontare la storia. Abbiamo già spiegato la settimana scorsa, nell'incontro con Carlo Greppi, che cosa intendiamo con questo titolo. Raccontare la storia punta l'accento proprio sull'aspetto narrativo della storia e sul fatto che, trattandosi di una narrazione, risenta del punto di vista, delle esperienze, del contesto in cui chi la racconta opera. E proprio in coerenza con questa impostazione abbiamo scelto di invitare qui con noi a parlarne studiosi di varie provenienze, di varie aree disciplinari, perché potessero portare appunto la testimonianza della loro competenza specifica in questo campo. E per oggi abbiamo invitato un antropologo, il professor Marco Aime. Io ringrazio moltissimo il professor Aime della sua disponibilità di aver accolto il nostro invito e di essere qui con noi. E esordirei proprio con una prima domanda. Cosa ci può dire l'antropologia, e in particolare l'antropologia culturale di cui lei si occupa, sulla storia? Quale può essere il punto di vista dell'antropologo sulla storia che lo rende particolare rispetto ad altri? Bene, grazie. Intanto, ecco, buongiorno a tutte le ragazze e ragazzi che sono collegati e a tutti i loro insegnanti. Grazie a voi e grazie anche a Palazzo Ducale e alla dottoressa Fontana che mi ha invitato. Che cosa può dire? Ecco, partiamo un po' dal titolo che abbiamo dato, che evoca un proverbio africano. Il proverbio dice: se il leone potesse raccontare la storia sarebbe una storia diversa, ma la storia la racconta sempre il cacciatore. Cosa vuol dire? Che infatti la storia, come ha detto giustamente la dottoressa Fontana, è sempre una narrazione e ogni narrazione ha un punto di vista. Allora accade che ogni nazione, ogni stato, in fondo costruisca il racconto della storia dal proprio punto di vista e non da quello degli altri. L'antropologia, proprio per sua così, costituzione, invece, è abituata a, come dire, a spostare lo sguardo, a guardare le cose dal punto di vista degli altri, a studiare il punto di vista degli altri, proprio è diciamo, il nocciolo della disciplina antropologica. Per cui ecco che cosa può dare l'antropologia alla storia? Per esempio, ecco, suggerire di provare anche a volte a raccontare guardando da un'altra parte gli eventi. E allora ci si accorge che gli stessi eventi possono essere visti e percepiti in maniera diversa. Qual è la storia? Beh, la storia, diciamo, ci sono dei fatti, questi che sono comprovati, però poi le interpretazioni possono essere diverse. Faccio un caso banale, semplice, tutti conosciamo, ma in Italia dedichiamo moltissimo tempo a studiare l'impero romano, sempre in chiave positiva, la grande espansione, la civiltà romana. Sappiamo
senza dubbio. Se voi prendete per esempio un manuale dei vostri coetanei francesi, la storia della Roma antica è vista come una storia dei colonizzatori che hanno invaso la Gallia, che hanno colonizzato e distrutto una civiltà, e quindi i fatti sono sempre quelli, ma possono essere letti in modo diverso. Allora la domanda, ecco, che forse ci può porre, ecco, qual è la storia? Forse dovremmo parlare di storie, o forse cominciare anche un po' a pensare a una storia globale, che non sia solo vista da un punto di vista, ma provare, come nello Zoom, ad allontanarsi e a vedere l'insieme, e a provare a fare una storia un pochino più oggettiva, o comunque che abbia anche la voce del leone e non solo il cacciatore. Certo, e quindi diciamo il punto di vista della storia nazionale, che di solito tra l'altro viene trattata in senso cronologico, come successioni di eventi che hanno costruito l'identità nazionale di un paese, piuttosto che invece in senso più trasversale rispetto a quello che può essere l'esperienza di altri paesi. Certo, anche questo, ogni nazione o ogni impero, ogni regno, in fondo si crea un proprio passato che serve anche a legittimare. Questo l'aveva intuito e descritto in modo magistrale quel geniale cinico di cui io, che era George Orwell, quando scrisse 1984, un libro scritto nel 48, invertendo le ultime due cifre, immaginandosi questo futuro dominato dalla tecnologia, dal Grande Fratello, questo occhio che guardava e controllava tutto, una dittatura mediatica. Aveva intuito molte cose, ma soprattutto il protagonista Winston Smith nel libro lavora al ministero che riscrive la storia. Cioè, se il Grande Fratello 10 anni fa aveva detto produrremo 10 milioni di tonnellate di acciaio, poi se ne erano prodotti solo 2, allora il ministero che regge la storia andava a ricorreggere i vecchi scritti dicendo che il Grande Fratello ha detto che se ne facevano 2 tonnellate, in modo che avesse sempre ragione. Ora, Orwell ovviamente esagerava, forse, voleva prendere in giro, mettere il dito nella piaga, ma di fatto la storia molto spesso è questa: o costruiamo un passato che legittimi il presente, e non a caso Benedetto Croce aveva detto che la storia è sempre storia contemporanea. Cosa vuol dire sempre storia? Che in fondo noi la leggiamo sempre con gli occhi del presente, no? O a volte, se non costruiamo qualcosa dal nuovo, eliminiamo le cose che non ci piacciono molto. Per esempio, in Italia studiamo molto poco sull'esperienza coloniale italiana, che non è proprio stata edificante, ecco, per usare un eufemismo, è stato un disastro totale. Però su questo si sottace abbastanza, perché se no questo implicherebbe anche fare i conti con noi stessi, con il nostro passato, che a volte può essere doloroso. Sulle leggi razziali non se ne studia molto. Ci sono argomenti in cui si fa finta un pochino di tacere. Ecco, quando si dice costruire la storia da un punto di vista unico o nazionale, o addirittura in molti casi noi studiamo una storia che dà molto spazio all'Occidente e poco al resto. Pensiamo ancora a quanto continuiamo a definire scoperta dell'America, un continente che era già abitato da 30.000 anni, quindi semmai l'avevano scoperta quelli che erano arrivati 30.000 anni prima dalla Siberia all'America. Siamo arrivati in America, con noi europei siamo arrivati il 12 ottobre, un europeo arriva in America. Non è stata scoperta l'America, però ecco, in fondo l'Occidente celebra il 12 ottobre, gli statunitensi ancora più di noi, proprio come data di scoperta dell'America, quindi ignorando tutti quei
millenni prima di storie in cui l'America era abitata da popolazioni locali, peraltro arrivate anch'esse dall'Asia. Certo, diciamo che sia un po' sul confine tra il punto di vista, che può essere un punto di vista appunto più ampio, più diversificato, e poi fino ad arrivare alla mistificazione. Cioè, ci possono essere punti di vista sullo stesso aspetto che comunque mettono in luce elementi, momenti diversi della stessa storia. Oppure il fatto di piegare la storia, quello che è successo, a quello che appunto noi vogliamo raccontarne adesso. Diciamo che forse il discrimine per uno storico deve essere questo, il fatto di basarsi sempre su documenti e interpretarli, naturalmente con gli occhi dell'oggi, perché poi è impossibile fare diversamente, ma senza piegarli alla maniera di 1984, di Orwell, ecco, diciamo, non cancellare o riscrivere. Sì, ecco, qui forse poi bisogna anche distinguere perché potremmo dire che ci sono magari diverse versioni della storia, cioè gli storici fanno bene il loro mestiere, però poi questa storia come viene usata? Cioè dalla storia che gli storici ricostruiscono, spesso la politica o qualche potere, ecco, prende ciò che gli serve, e qui ecco il Orwell che viene in mente, e tralascia magari quello che invece non serve o addirittura è dannoso. Per esempio, quando nascono le nazioni, stati-nazioni in senso moderno, cioè stiamo parlando del Settecento, no? Prendiamo il caso del nazionalismo tedesco, ormai tutti sono d'accordo che prima nascono i nazionalismi e poi le nazioni. Bisogna prima pensare una nazione, inventarsela e poi magari se va bene funziona. Ecco, i tedeschi che cosa fanno? Si ritrovano e si appoggiano, gli nazionalisti tedeschi, al famoso libro di Tacito sui Germani, popolazione locale. Su questo si costruisce tutto, anche un mito, per esempio, cioè, ecco, noi eravamo qui prima dei romani, parlavamo una lingua che c'era prima dell'arrivo del latino e quindi siamo un popolo a parte, diverso da tutti gli altri. E su questo abbiamo il di diritto ad avere un nostro stato, un nostro territorio. Quindi si costruisce. Il fatto è certamente vero. Poi come si utilizza, ecco, questa storia, e allora poi se ne può fare un uso diverso, cioè ognuno la tira un po' la giacca dalla storia dalla propria parte, ecco. Quindi ecco, a volte bisognerebbe persino distinguere tra non solo tra la storia degli storici e la storia, ma addirittura tra storia e memoria, perché molto spesso nell'immaginario collettivo è più potente la memoria che non la storia, ecco. Quindi questo è un tema importante. Certo, perché poi ha tutto un portato emotivo che si sedimenta più a fondo. E forse comunque della storia e quello che l'antropologia studia sono non soltanto gli aspetti di fatti storici, ma anche dei caratteri più complessi, come possono essere gli usi, i costumi, le tradizioni di un luogo o di una nazione. Quindi anche in questo senso raccontare la storia può essere estremamente diversificato, perché può essere possibile facendo appunto appello e attenzione a quelli che sono questi aspetti culturali più articolati, anche più trasversali in questo caso, perché non sono più soltanto fatti storici, ma sono qualcosa che ha magari maggiore relazione anche con quello che è il tema della memoria. Sì, diciamo che ecco, la curiosità, l'attenzione dell'antropologia per l'altro, per il diverso, ecco, ha portato un po' a ripensare, a rivedere, ad allargare lo sguardo, no? E qui c'è stata poi un'influenza reciproca, ecco, tra le due discipline. Per esempio, è interessante che uno storico, un grande storico, classico, però grosso come Arnoldo Toynbee, scrisse un libretto molto interessante che si chiamava Il mondo e l'Occidente. In questo libro lui faceva, questo negli anni 50, quindi era interessante, partiva da una semplice riflessione, e
E qui torniamo un po' al leone al cacciatore, cioè dice proviamo a guardare la storia non dalla parte dell'Occidente come l'abbiamo sempre guardata, guardiamola dal punto di vista degli altri, degli africani, degli asiatici. Beh, arriva a concludere, avrebbero delle ottime ragioni per odiarci. Cioè, e lui dice, spesso l'Occidente, che noi consideriamo la grande civiltà, ha esportato violenza, ha esportato la tratta degli schiavi, ha esportato delle cose terribili. Allora, attenzione, ecco, perché visto dagli altri punti di vista, qualche anno, decennio dopo, un altro grande storico intellettuale libanese, Amin Maalouf, ha scritto un altro interessantissimo libro, Le crociate viste dagli arabi. Ecco, anche qui le crociate vengono sempre studiate da una chiara vista da noi, andare a liberare, difendere la cristianità, il sepolcro, e viste dall'altra parte invece che cos'erano le crociate. Allora, ecco, provare a spostare il punto di vista ci aiuta anche a capire che la storia è sempre stata forse una storia dell'umanità, cioè siamo sempre stati interconnessi, no? Io penso sempre, noi sappiamo niente, oggi ci stupiamo per esempio del boom della Cina, perché noi della Cina non sappiamo nulla. Se sapessimo di più della storia della Cina, ci stupiremmo, se non fosse lì. Se noi guardiamo la storia appunto globale, oggi ci sono molti storici che fanno quella che si chiama global history, no? Bene, se noi guardiamo che fino al 1700 potremmo dire che i tre quarti, e questi sono dati che dicono gli storici economici, di quello che oggi chiameremo PIL mondiale, veniva dall'Oriente, Cina, India e Medio Oriente. Poi c'è la rivoluzione industriale e l'Europa e gli Stati Uniti, diciamo l'Occidente, ecco, acquistano un vantaggio, grazie anche al colonialismo, quindi le due cose vanno di pari passo, ecco che si sposta il centro del mondo. Passati 200 qualcosa anni, la Cina riprende quel posto che ha sempre avuto nella storia dei millenni precedenti, cioè c'è l'Asia, il centro del mondo. D'altronde il nome stesso Cina vuol dire paese di mezzo, cioè al centro. L'Asia è sempre stata il centro del mondo e sta tornando. Quindi, ecco, se noi avessimo fatto il giro un po' più lungo e studiato l'India, non sappiamo quanto sappiamo della storia dell'India, poco o niente. Raccontiamo sempre che la democrazia è greca, è quasi un'esclusiva dell'Occidente, la Grecia, ma più o meno un poco dopo che Pericle dichiarava la democrazia, che tra l'altro sarebbe discuto, oggi non consideriamo democratico l'Atene di Pericle, ma in India l'imperatore Ashoka radunava periodicamente i rappresentanti di tutte le religioni per discutere e conciliare la convivenza. Quindi un atto assolutamente democratico, di cui però nessun libro parla, nessun libro italiano ha mai citato, credo, l'imperatore Ashoka. Magari dopo parleremo di Timbuktu, anche che è un altro elemento di cui sappiamo niente. Ecco. E soprattutto però, quanto per esempio noi abbiamo preso di elementi culturali, ma non solo culturali, dall'Asia? Ecco, allora, la nostra storia è connessa. Se andiamo a vedere solo dal punto di vista alimentare, la nostra cucina è fatta in gran parte di cose che vengono dall'Asia, dal Medio Oriente e dalle Americhe. Quindi quelle che poi chiamo cucine locali o tradizionali spesso sono molto connesse con il resto del mondo. E questo vale anche per gli elementi culturali. Usiamo numeri che sono nati in India e poi arrivati a noi tramite gli arabi. Ecco, e quindi siamo sempre stati interconnessi. Di fatto era più lenta, ma una certa globalizzazione c'era anche una volta. Certo, e questo penso che sia l'aspetto più affascinante della storia, cercare di leggerla come un tutto unico
di connessioni, e queste storie appunto dell'Oriente, la Cina, se pensiamo cosa c'era comunque già in Cina ai tempi di Pericle, stavano costruendo una civiltà straordinaria, e prima ancora in altri paesi che non si studiano. Quindi non so se si dovrebbe ripensare, potrebbe essere utile ripensare proprio il modo di raccontare la storia, anche di insegnarla nelle scuole in realtà, proprio per capire come, per allargare comunque lo sguardo, non rimpicciolirsi soltanto sulle vicende del proprio territorio, ma capire le vicende del proprio territorio alla luce di quello che è successo a livello molto più globale. E appunto, come diceva lei, svincolare questo concetto di storia globale da quello che può essere un elemento della contemporaneità. Non c'è mai stato un periodo in cui non ci fossero relazioni tra i paesi, anche se naturalmente non nei modi in cui si stanno esprimendo adesso. Certamente sulla storia coloniale questo aspetto è particolarmente visibile, perché sicuramente si possono raccontare le stesse vicende in maniera molto più variegata e più attenta, mettendo a confronto quelli che possono essere tutti i punti di vista. Lei si è occupato molto appunto di Cina e anche di Africa, quindi su questo certamente può dire qualcosa di spunti ai ragazzi che ci stanno seguendo. Ma per esempio potremmo fare due casi, no, di storia in cui noi siamo in qualche modo coinvolti e connessi, ma forse non lo sappiamo, no? Dopo che gli europei arrivano nelle Americhe, tanto si scopre che cosa? La canna da zucchero. La canna da zucchero è una rivoluzione, perché tenete conto che il gusto del dolce, al di là di quello della frutta, anche nell'Europa, ancora nel Medioevo, era rarissimo. C'era il miele, era l'unico dolcificante, era una cosa preziosa, non c'era. E quindi, da un lato si scopre la possibilità di produrre zucchero nelle Americhe. Nello stesso tempo, grazie ai viaggi, alle esplorazioni, anche dall'America, per esempio dall'America arriva il cioccolato, il cacao è americano, ma in Europa sono anche arrivati il caffè dall'Abissinia e il tè dall'India e dall'Asia. Cominciano a diffondersi sempre di più nelle città europee, Parigi, Londra, Berlino, le sale da tè, da caffè, il gusto di bere queste bevande, che tutte necessitano di zucchero. Bene, lo zucchero c'è nelle Americhe, ma nelle Americhe non c'è nessuno che lo coltivi, perché quei pochi indios nativi li abbiamo un po' sterminati quando siamo arrivati. E allora che cosa si pensa? Di andare a prendere delle braccia per coltivare lo zucchero. E dove? In Africa. Inizia la tratta degli schiavi. Allora, ecco, il gusto del bere, il tè, il caffè e la cioccolata dolci hanno innescato una tragedia come la tratta degli schiavi. Uno viene male pensare che oggi no, ma che però nel Settecento bersi una tazza di tè voleva dire in modo inconscio contribuire alla tratta degli schiavi, che ha deportato ai 30, forse 40, non lo sapremo mai, comunque milioni di persone strappate alle loro case e deportate nelle Americhe. Ecco, questo è un esempio di come la storia deve studiare. Siamo interconnessi a questo senza saperlo, non abbiamo deciso noi, e non è che adesso uno si deve sentire in colpa quando beve un caffè ci mette lo zucchero, però a volte i meccanismi sono con l'effetto, quello che oggi si chiama l'effetto farfalla, no? Per cui si dice che il battito di farfalla a Hong Kong crea un uragano a New York. Ecco, e a volte quindi, ecco, la storia di tre continenti è stata legata dallo zucchero. Ecco, sembra impossibile pensare che il gusto di bere queste bevande zuccherate abbia connesso tre continenti in questa tragedia. Un altro esempio che volevo dare, appunto, cioè, che mi è caro perché è una città che ho conosciuto bene e che è cara, appunto, nei libri di storia studiamo grandi città importanti del passato, pensiamo al Medioevo,
Firenze, Venezia, Genova, cioè, un sacco di città italiane, francesi, anche un po' meno, Germania, dell'Occidente. Timbuktu non l'ha mai studiata nessuno, anzi, sembra quasi una barzelletta, Timbuktu, persino il maggiordomo degli Aristogatti viene spedito a Timbuktu in una cassa, cioè sembra che sia un nome che esista per dire qualcosa che è lontano. Bene, anche qua noi diciamo Bologna è la più antica università d'Italia e nasce nel 1300. A Timbuktu, che è una città del Mali, ai bordi del deserto del Sahara, nel 1320 c'erano due università dove insegnavano docenti che venivano dall'India, dalla Persia, dall'Andalusia, cioè da tutto il mondo arabo-islamico dell'epoca. Avicenna, uno dei grandi filosofi, insegnava a Timbuktu. Ecco, noi di questa storia non sappiamo quasi nulla. Le cronache arabe ci raccontano, e qui sono gli altri a raccontarci, che nel 1325 l'imperatore dell'impero del Mali parte per andare alla Mecca in pellegrinaggio con una carovana carica di polvere d'oro. Quando arriva al Cairo fa talmente tanti doni e acquisti che crea un'inflazione del 12% in tutto l'Egitto, tanto oro immette sul mercato. Recentemente il National Geographic, con l'appoggio di Forbes, ha fatto uno studio su chi è stato l'uomo più ricco del mondo, ovviamente in relazione all'epoca in cui è vissuto. Bene, sembra paradossale, è un africano, era lui, Kanka Musa, cioè l'imperatore del Mali, è l'uomo più ricco della storia, rapportato alla propria epoca. Ecco, oggi ci può spiazzare pensare che sia stato proprio l'africano, non certo un paese che brilla per ricchezza. Ma non solo. Timbuktu all'epoca era una città commerciale ricchissima, commerciava regolarmente con le repubbliche marinare. Ancora oggi a Timbuktu trovate delle collane fatte di pasta di vetro colorata, oggi sono più copie, e vengono ancora chiamate Pierre de Venise, pietra di Venezia, perché arrivavano da Murano. E le collane di vetro al Timbuktu, cioè nel Piede del Sahara, attraverso le carovane, e a Venezia arrivavano oro, avorio e altre cose. Quindi vedete, ecco, l'Africa non è mai stata isolata dal mondo mediterraneo, ha sempre dialogato. D'altronde, non a caso, a Venezia ci sono i Mori di Venezia, avevano rapporti non solo con la Cina, Venezia, ma anche con l'Africa. Ecco. Quindi, ecco, provare a guardare la storia alzandosi un po' dal proprio luogo, ma tipo come il drone, ecco, vederla dall'alto, forse leggeremo queste reti di connessione. Spero che i ragazzi stiano seguendo con passione, come personalmente sto seguendo io, perché effettivamente è un modo di guardare alla storia che è senz'altro più affascinante, più intrigante. Non so se tra l'altro i ragazzi possano avere delle domande, chiedo alla regia di far passare anche in sovraimpressione il numero a cui eventualmente potete mandare delle domande su WhatsApp, eccolo qua, perché sicuramente il professore è a disposizione per rispondere, e credo che tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso possa avervi fatto sorgere qualche curiosità. Quindi se mandate un semplicissimo WhatsApp a questo numero, poi noi ripeteremo le vostre domande e le porremo al professor Aime. Forse qualcosa ancora sulla Cina ci potrebbe interessare, perché devo dire che già questo squarcio su Timbuktu in fin dei conti ha comunque raccontato qualcosa che immagino non molti di noi che stavamo ascoltando poteva già conoscere, e il fatto di comunque superare quel pregiudizio dell'Occidente di cui parlava all'inizio, pensando di essere sempre stati al top, gli unici punti di riferimento della civiltà, e mettere a fuoco il fatto che invece grandi civiltà siano e tuttora esistano anche al di fuori da quello che è il nostro raggio d'azione più diretto, penso che sia importante proprio dal punto di vista anche di un
della comprensione, di un senso di rispetto anche, e quindi anche di cittadinanza per quanto riguarda la cittadinanza del mondo, per quanto riguarda appunto la capacità di comprendere e di accettare quello che è comunque anche diverso e lontano da noi. Quindi sicuramente avvicinarsi alla storia in un senso così più vasto, più articolato, come diceva il professore, alzandosi un po' al di sopra, cercando di avere uno sguardo più ampio, ci può davvero insegnare molto anche su come rapportarci alla realtà, perché poi è rapportarsi alla storia, ma poi in realtà rapportarsi un po' a tutto quello che ci circonda, cercare di uscire un po' da se stessi, dal proprio particolare, e vedere quello che può essere un aspetto visto da altri, ovviamente in tutti gli aspetti della vita penso che possa essere assolutamente corretto e auspicabile. Una cosa vale per tutti. Partire da un'idea semplice, che la nostra specie umana si è sempre mossa. No? Pascal diceva che tutti i problemi dell'uomo nascono dal fatto che non è capace a stare chiuso nella sua stanza. Forse Pascal aveva ragione, però mi spiace per lui, non è andata così. Tutta la storia dell'umanità è fatta di migrazioni e movimenti. Noi non siamo mai stati fermi, d'altronde anche è per questo che oggi non si può parlare di razze umane, proprio perché noi ci siamo sempre mescolati geneticamente, quindi siamo il prodotto di migliaia, centinaia di migliaia di anni di scambi genetici e anche culturali. Quindi, ecco, studiare la storia solo relativamente a un pezzo di terreno, di territorio, o un'epoca, o un punto di vista, ci taglia fuori tutta questa idea dello scambio e del movimento. Ecco, tutte le culture sono debitrici e creditrici di altre culture. Racconto un breve aneddoto, che Ralph Linton era un antropologo statunitense degli anni 40, del Novecento, e il primo giorno di lezione i suoi studenti all'università faceva questo tranello. Io ve lo sintetizzo perché non ho neanche il centesimo dell'erudizione di Linton. Partiva dal presupposto, faceva la domanda agli studenti: quanto degli oggetti, e non parliamo di grandi concetti, oggetti che usate tutti i giorni è americano, 70-80%. Allora lui partiva, chiede alla dottoressa Fontana: stamattina lei quando si è alzata, la prima cosa che ha fatto sicuramente aveva sollevato un lenzuolo fatto di cotone, fibra tessuta in India nel VI secolo a.C. Dopodiché si alza e si infila le ciabatte, calzature inventate dagli indiani algonchini, va in bagno, si lava col sapone, invenzione dell'antica Gallia, poi va in cucina e fa colazione in una scodella, in una tazza di ceramica, processo inventato nella Cina, prende del tè che arriva dall'India, del caffè che arriva dall'Abissinia o del cacao che arriva dalla Mesoamerica, poi esce, va a comprare il giornale con una moneta, invenzione dell'antica Lidia. Giornale stampato in carta, processo inventato in Cina, ma stampato con caratteri mobili inventato nell'Europa del 500, e a seconda delle notizie ringrazia o meno una divinità ebraica di averla fatta al 100% americano. Allora, è molto più lungo, a chi interessasse in rete trova 100% americano, sono pagine, perché Linton aveva una conoscenza enorme. Questa è un po' una provocazione per far vedere come persino negli oggetti più banali siamo interculturali o multiculturali, no? Ecco. E quindi era un po' una provocazione per dare l'idea di come appunto siamo sempre stati legati agli altri. Il caso della Cina, dico, è eclatante, ma potrebbe essere anche quello dell'India, perché ignoriamo totalmente un paese che ha 5.000 anni di storia, voglio dire, per gran parte della storia dell'umanità è stato forse uno dei più importanti. Non dimentichiamo che Marco Polo è andato a cercare i cinesi, non sono venuti i cinesi a cercare noi. Ecco, cioè, perché? Perché là c'era il centro del mondo, l'India, la Cina.
E quindi, ecco, noi abbiamo sempre visto i cinesi con l'ottica dell'occidentale nato e cresciuto nell'epoca della rivoluzione industriale, in cui la Cina ha conosciuto una fase di declino, è vero. Ecco allora che i ragazzi che ascolto sono molto più giovani, ma io, ai noi che sono diversamente giovani, quando io ero ragazzo, in realtà la Cina era considerata terzo mondo. Oggi siamo tutti lì a guardare che cosa farà la Cina, e nel 2030-40 sono le previsioni che potrebbe essere il paese più importante, superando persino gli Stati Uniti. E guardate che non sarebbe una novità, perché anche qui, guardando un po', allargando di nuovo lo sguardo, la storia ha sempre avuto degli alti e bassi, cioè l'impero, i romani hanno fatto un impero, si è ingrandito, poi è crollato, ci sono stati altri imperi, pensiamo a quello arabo musulmano, l'impero ottomano, Cina, India, Giappone, altre cose, che hanno via via e poi sono crollati, ci sono dei cicli storici, ecco. Quindi avere un po' lo sguardo sugli altri, il che non vuol dire poi non concentrarsi sulla nostra storia, che sicuramente è legata anche alla nostra cultura. Però, ecco, avere sempre presente che non siamo mai stati soli al mondo, ecco, e anche quella che consideriamo nostra tradizione, molto spesso è il prodotto di scambi, no? Adesso leggevo che recentemente si è aperta un po' questa polemica e si vuole abolire l'uso dei numeri romani, no? Non so se... Ora, vabbè, mi sembra un po' assurdo, perché poi l'uso che se ne fa è davvero limitato, però se non altro serve a farci capire che noi non usiamo numeri tradizionalmente nostri, ma ammettiamolo, diciamolo che una volta usiamo numeri che arrivano dall'Oriente, ecco. E pensiamo che il concetto di zero l'hanno inventato gli arabi, l'algebra lo stesso, di cui facciamo ampio uso perfettamente. Certo, Archimede, Talete, Pitagora sono stati grandi geni, ma non sono stati gli unici, ecco, semplicemente quello. Non bisogna sminuire nessuno, ma prendere conto che sono stati alcuni dei tanti prodotti della genialità umana. Certo, ecco, ci è arrivata una domanda a questo punto da uno studente che chiede come mai comunque allora le civiltà orientali africane, in antichità così ricche e sviluppate culturalmente, sono state soggiogate dal dominio europeo. Come è potuto succedere questo? È successo proprio perché la rivoluzione industriale nasce in Gran Bretagna essenzialmente, poi si diffonde, diciamo, in Europa e negli Stati Uniti, ovviamente, che erano legati alla Gran Bretagna, e la rivoluzione industriale ha cambiato totalmente i rapporti di forza. Perché? Perché pensate, per fare un esempio, che fino all'epoca della rivoluzione industriale, quindi stiamo parlando della seconda metà del Settecento, la maggior velocità raggiungibile in tutto il pianeta, qualunque popolazione, era il cavallo. Più forte il cavallo, non ci andava nessuno. Bene, pensate, in poche decine d'anni si cominciano a scoprire i motori, si creano delle nuove armi, dei mezzi di trasporto veloci, navi, primi mezzi di locomozione, la ferrovia, un armamento più potente. Questo avviene proprio in Europa, e l'Europa si avvantaggia di questa forza, è in anticipo, e quindi, essendo in anticipo, gli altri si trovano spiazzati. Queste civiltà, anche quelle africane, che erano ricche di materie prime, ma non avevano mai sviluppato questa svolta industriale. È chiaro che di fronte. Addirittura, se andiamo ancora indietro, noi vediamo che nel corso della storia c'è stato, per esempio, un predominio, non dico dell'Europa, ma di quella che gli storici globali chiamano l'Eurasia. Se voi pensate, l'Europa in fondo è la parte occidentale di un blocco continentale che è per tre quarti è Asia, e noi siamo un po' l'appendice, la penisola occidentale dell'Asia, no? Bene, a chi interessa, c'è un libro, secondo me, affascinante, che vale la pena di leggere, è scritto da un storico, no, da un
antropologo, biologo, storico statunitense, si chiama Jared Diamond, e il libro si intitola Armi, acciaio e malattie. E spiega perché l'Eurasia ha avuto per gran parte della storia, e poi nell'ultima parte l'Europa più dell'Asia, nella penultima, diciamo, adesso l'Asia torna, il predominio, e lui addirittura risale all'inizio dell'agricoltura. L'agricoltura si sviluppa in Medio Oriente perché c'era la maggior parte delle piante e degli animali domesticabili nel Neolitico, qui stiamo parlando di 10-12 mila anni fa. Noi dopo il Neolitico non abbiamo domesticato nessuna pianta, nessun animale. L'uomo più in gamba della storia dell'umanità è il Neolitico. E combinazione, la maggior parte dei mammiferi utili erano lì. Pensate, nelle Americhe, anche se tutti i finuestri ci fanno vedere sempre i cowboy a cavalli, ma nelle Americhe il cavallo non c'era. Immaginatevi quando nel 1535, i primi conquistatori spagnoli arrivano laddove c'è l'impero come quello degli Inca, degli Aztechi, a cavallo, e questi si spaventano, non hanno mai visto, credevano fosse un essere terribile. Il cavallo ha portato un vantaggio enorme. L'armamento, lo sviluppo della sedentarietà e quindi della scrittura, della tecnologia, sono tutti eventi, a volte anche casuali, perché la storia a volte è fatta anche di colpi di fortuna, che hanno portato questo vantaggio. Per cui anche civiltà che magari erano ricche prima sono andate in declino. Se pensiamo ancora fino al 700, fino al primo 700, facciamo ancora il 500-600, 1500-1600, da un punto di vista scientifico il mondo arabo era molto più avanti di quello europeo, ma molto più avanti. Poi l'Europa ha sviluppato. Oggi, ecco, assistiamo di nuovo a un rinascere della Cina, dell'Asia, dell'India, e qualcuno si chiederà forse, qualche vostro collega del futuro, ma com'è che l'Europa che era così forte e poi è diventata magari? È perché la storia ha dei cicli che alternano, toccherà anche a qualcun altro, ecco, avere un predominio. Se pensiamo che quando Leonardo da Vinci faceva i suoi capolavori, sull'isola di Manhattan c'era una tribù di indiani che ha venduto per pochi dollari quell'isola ai coloni inglesi, però oggi il centro del mondo non è certo Vinci, è New York. Qualcosa che sono dei cicli. Sì, certo. Nello stesso periodo in Cina invece era un impero commerciale straordinario, marittimo. Esatto, Cina era già arrivata con le sue flotte in Africa, quindi. Ah, vedo che c'è un'altra domanda. Buongiorno, dai segnali. Leggi tu. Ho intravisto una domanda, ma non la vedo. Chat. Sono da insegnanti, sono sempre stupita di come ci si approccia al tema del colonialismo italiano, troppo poco conosciuto, soprattutto considerando che il razzismo nei nostri giorni vi affonda le radici. Come è possibile che la scuola non sia ancora un luogo di confronto su questo tema? Perché nei libri c'è davvero poco riguardo, su un manuale di 800 pagine, a volte solo 2 o 3. Ha pienamente ragione, non c'è il nome dell'insegnante, ma va. E questo fa parte di nuovo di quelle cose che dicevamo con la stessa Fontana all'inizio, cioè che ognuno si costruisce la propria storia. Noi italiani ci siamo costruiti per lungo tempo il mito degli italiani brava gente, c'era stato anche un film, no? Noi non eravamo cattivi come gli altri colonialisti, inglesi, francesi, ma eravamo buoni. Poi qualche storico, penso a Angelo Del Boca, La Banca, hanno cominciato a fare la storia sul serio, mi ha scoperto che i primi a usare, a bombardare col gas dei villaggi nel mondo siamo stati noi in Africa a farlo, che in Libia abbiamo commesso delle violenze incredibili e il razzismo era imperante, però ecco, siccome non è una parte proprio edificante, ecco, i nostri libri tendono a
diciamo, a mettere un po' la polvere sotto il tappeto, ecco, a dire quel minimo indispensabile. E questo però è un grosso, non è solo un problema di studio e quindi conoscenza della storia, ma come dice giustamente la domanda, è che se non fai i conti col passato, sei condannato a ripeterlo. Cioè, se tu non fai un esame davvero di cosa è stato il periodo coloniale e anche, per esempio, il periodo fascista e le leggi razziali che sono legate anche a questo, all'ultimo periodo coloniale, beh, il rischio è che non si sia mai elaborato davvero che cosa è accaduto. Forse avete avuto Carlo Greppi, non so se sono le stesse persone, l'altra volta, che mi ha scritto cose interessanti anche sul fatto di come anche la storia del periodo fascista in Italia sia stata elaborata dando tutte le colpe a Mussolini, come se gli italiani non fossero conniventi, magari le piazze erano piene. Quindi, ecco, il problema è questo, che si tende, ecco, a spazzare sotto il tappeto quello che non ci piace molto. E purtroppo però invece bisognerebbe farlo. Devo ammettere, per esempio, la Germania ha fatto i conti con il proprio passato, che è tutt'altro che piacevole. Cioè, all'epoca nazista è stata una tragedia, però l'hanno fatto, hanno saputo fare i conti, pagandone le conseguenze a tutti i livelli, anche morale. In Italia un po' questo manca, sul serio. Bisognerebbe avere il coraggio di, un po' poi forse anche perché capita questo periodo storico negli ultimi mesi dell'ultimo anno della maturità, dove viene fatto un po' tutto in fretta, invece forse bisognerebbe dedicare molto più spazio anche a questa storia più vicina a noi. Ma lei pensa che fare i conti con il passato possa veramente aiutare a non ripetere gli stessi errori? Perché Non, no, non poi alla sono. fine Non c'è una sono perseveranza nell'errore, così. No, no, non probabilmente. sono così. Diciamo che c'è qualche speranza in più. A non farli sicuramente si Ah, beh, sì. ripetono, a farli chi lo sa, però forse qualcuno prende coscienza di ciò che è accaduto. Non so chi è che ha scritto che comunque dopo il 45 non è nessuno in Germania ha battezzato il figlio Adolfo, ecco. Non è forse un granché, ecco, però qualche cosa è successo. No, non è che una garanzia, è però diciamo, un passaggio che è importante fare per non autoassolverci, perché allora poi diventa tutto facile, perché se non è stato condannato a quell'epoca, allora perché non riproporla? Ed è anche quello che un po' accade. Certo, non sdoganare qualsiasi peggio comportamento, certo. Sì, d'altronde, ecco, il fatto che oggi siamo ancora a parlare di razzismo e sempre di più cioè, è triste, devo dire, perché credo che, ecco, generazioni anche come la mia, nata nel dopoguerra, cioè negli anni 50, si erano convinto, illuse, che dopo la tragedia della Shoah, insomma, ce ne fossimo fatti una ragione su questo tema. Finito, è una di quelle cose che studi nella storia, come studi l'Inquisizione, come studi. E purtroppo invece ci ritroviamo ancora oggi a fare i conti con queste pulsioni e questo, certo. È un po' quello che dice a lei, ecco, non basta elaborare, a volte ritornano. Il discorso della Shoah si ricollega ad una domanda che invece ci è arrivata adesso di un ragazzo che chiede, un ragazzo o una ragazza che chiede, le religioni hanno contribuito in maniera dominante alla determinazione dei punti di vista? Più che una domanda, è un po' un'affermazione, Sì, diciamo. questa è una domanda interessante che apre, ecco, dipende quali religioni. Allora, se noi prendiamo le religioni, quelle che chiamiamo, studiamo nell'antichità come pagane, prendiamo la religione dei greci o dei romani, i politeismi, no? I politeismi avevano che cosa come caratteristica? Di avere molte divinità,
ciascuna delle quali aveva un ruolo, un mestiere, potremmo dire, no? Cioè, ognuna si occupava di un fatto umano. C'era la divinità della morte, dell'amore, della guerra, del fuoco, del mare, del vento, della caccia, no? Bene o male, ognuna rappresentava, si occupava di un fatto umano. Bene, i politeismi, pur essendo diversi tra di loro, avevano però una cosa, una traducibilità. Cioè, io, che sono politeista di una certa religione, andavo a trovare a Genova di Maria Fontana, che aveva un altro politeismo. Però ci sedevamo lì la sera a cena e dicevamo: voi ce l'avete un dio della guerra, figurati, uno della pace, sì, e uno dell'amore, altro che. Erano diversi, ma bene o male erano quelli i problemi dell'umanità. Quindi c'era una possibilità, tant'è, i greci, i romani cosa fanno? Prendono il panteo dei greci, lo aggiustano un po', e via via che si allargano, conquistano altri territori, prendono quelle divinità e le mettono nel panteo. E così, tanto ce la può. Qualcosa cambia invece con i monoteismi, i tre grandi monoteismi che conosciamo noi, che non sono gli unici, ma ebraismo, cristianesimo, islam, per dare in ordine cronologico. Perché, guardate, il monoteismo non ammette più la traducibilità, non avrai altro Dio lì fuori di me, c'è il primo comandamento. Quindi, qui allora ecco che determina il punto di vista. Determina perché non c'è più la possibilità di essere qualcos'altro, a meno che di non stare fuori. Quindi il monoteismo irrigidisce molto il punto di vista. Infatti il paradosso è che le religioni, che in genere nascono proprio per creare convivenza, sono state, non per colpa delle religioni, ma per l'utilizzo che gli umani fanno delle religioni, spesso causa o pretesto per fare delle guerre o per fare delle cose terribili. Però è chiaro che certe religioni sono più fluide, più malleabili, altre sono più rigide e quindi determinano un punto di vista decisamente più rigido. Allora, guardiamo se ci sono altre domande. Per adesso non ci sono altre domande. Direi che forse l'incontro, mi consulto un attimo, ci sono altre. È stato decisamente esauriente, per cui insomma, poi spero che abbia suscitato invece molte domande che forse vanno elaborate col tempo. È sempre molto difficile, devo dire, anche per esperienza personale, fare domande nel momento in cui uno segue una lezione. Poi le domande magari vengono dopo, e semmai ce le potete mandare alla mail di didattica. Me le invia, poi posso rispondere anche via mail. Allora potete mandarle all'indirizzo didattica @palazzoducale.genova.it e semmai le inoltreremo al professore. Spero che più che altro vi sia venuto voglia di approfondire alcuni di tutti i molteplici spunti che il professor Aima ci ha dato. Perché devo dire che davvero è stato un incontro molto molto affascinante, come forse la storia davvero andrebbe studiata per conquistare anche emotivamente quelli che sono gli studenti. Sicuramente con un punto di vista di questo tipo, meno attenzione forse ad alcuni fatti bellici, militari, o perlomeno inserendo questi fatti bellici militari in un contesto molto più ampio, sicuramente prenderebbero una vita diversa, un po' come vederne un film, una fiction, diventano sicuramente qualcosa di più articolato, anche perché la storia, lo raccontava molto bene anche Greppi la volta scorsa, è fatta dagli uomini, quindi chiaramente gli uomini non sono soltanto politica o soltanto battaglie, ma hanno una sfaccettature ben più interessanti. Se non ci sono altre domande, io forse non so se il professore voglia aggiungere qualcosa.
sicuramente avrebbe mille altre cose da raccontarci. Tra l'altro, ecco, una cosa forse che non abbiamo detto, si è parlato di luoghi anche molto lontani, poi il professore in realtà si è occupato anche di territori, di luoghi, di tradizioni, di situazioni molto più vicine invece, di valli, di contadini, di altri contesti altrettanto poco conosciuti, tutto sommato, che altrettanto invece ci possono offrire degli spunti di approfondimento su quella che è la nostra storia, anche dal punto di vista nazionale. A questo punto, forse su quello vuole aggiungere ancora qualcosa, poi ovviamente poi l'antropologia si occupa anche, poi mi sono occupato appunto di Alpi, insomma, di comunità alpine, quindi. No, se vuoi aggiungere una cosa per così anche un po' chiudere, se volete avere un'idea, per farsi un'idea di come ha funzionato la storia, questi scambi, no? Dicevo, pensate davvero, guardate il cibo, no? Perché noi anche qui, come la storia, ci costruiamo i piatti identitari, no? Cioè nostra cucina tradizionale. Allora, pensiamo per esempio all'Italia. Quali sono i due piatti tradizionali italiani in cui tutti si identificano e gli altri si identificano? La pizza e gli spaghetti. La pizza è araba, gli spaghetti sono cinesi e su tutte e due mettiamo il pomodoro che viene dalle Americhe. Ecco, quindi il fatto che siano italiani non vuol dire che sia tutto qui. Semplicemente li abbiamo elaborati, li abbiamo pensati come nostri piatti. Il cibo è un'ottima metafora delle culture, no? Di come viaggio, perché si mescola, si cambia e nasce qualcos'altro, no? Anche la musica è un'ottima metafora. Un'ultima cosa, proprio breve, è che anche quando parliamo di cose tradizionali, in genere si dice, quando uno dice tradizionale, pensa è una cosa che c'è da tanto tempo ed è sempre stata così, uguale, ed è tipica di un posto. Bene, vi faccio molto rapidamente. Quando voi vedete un uomo con un gonnellino a quadretti, pensate che è uno scozzese, o se non è uno scozzese, è uno che si veste da scozzese. Bene, se noi andiamo a vedere la storia del kilt, che è il nome del gonnellino, scopriamo che l'hanno inventato gli irlandesi, i pastori irlandesi, ed era di lana grezza, cioè senza tinta. Arriva in Scozia solo a metà del Settecento e viene indossato solo dai montanari, dai Highlander, Highlander in inglese fa figo, ma da noi sarebbe montanaro, quindi nessun abitante di una si sarebbe mai vestito in quel modo orribile per un cittadino. Poi cosa succede? Che, e arriviamo già al 1812, il re Inghilterra deve fare visita a Edimburgo in Scozia, e sapete che tra scozzesi e inglesi non corre proprio buon sangue. Allora gli scozzesi decidono di, siccome devono sfilare di prenderlo in giro. Dice, come ci considerano gli inglesi? Come dei montanari, allora dei rozzi. Vestiamoci da montanari, pigliamolo un po', far girare le scatole all'inglese è sempre un buon motivo. Ma in quel momento a Edimburgo arriva un certo signor Wilson, Tom Wilson, che è un mercante di stoffe, che è appena tornato dalle Fiandre in Belgio con delle grandi, grandi stock di stoffa a quadretti. Bene, uno più uno, ogni clan sceglie un colore a quadrettino, si fa il gonnellino a quadretti, sfilata, successo mondiale. Da allora quello è l'abito tradizionale scozzese, è un capo d'abbigliamento irlandese fatto con stoffa belga ed è tradizionale scozzese, quindi è meno troppo antico. Ma quello, quindi attenzione, una cosa non è tradizionale perché è antica e perché è locale, è tradizionale perché noi pensiamo che sia importante che sia tradizionale. Quindi anche qui la tradizione è il prodotto di scambi, di incontri. Posso prendere una stoffa dal Belgio, un abito irlandese e lo faccio diventare il simbolo della scozzesità che tutti conosciamo, e quindi funziona, visto che se vediamo uno così pensiamo che sia scozzese o comunque fa finta di essere. Certo, diventa un segno identitario, insomma. Bene, diciamo che con questo ultimo spunto devo dire, di cui non sapevo niente, è veramente molto interessante.
La saluterei, saluto tutti gli studenti, tutti i docenti che si sono collegati, do appuntamento al 14 di aprile, quando avremo l'incontro con un esperto di geopolitica, con Dario Fabbri, e poi il 21 aprile con Elvira Frosini e Daniele Timpano, che sono due attori, registi e drammaturghi che si occupano di spettacoli basati appunto su fonti storiche. Uno di questi spettacoli, di cui racconteranno un po' in parte anche la genesi, è Acqua di Colonia. Quando prima il professore parlava appunto della storia del colonialismo visto anche dal punto di vista degli africani, ecco, sia Elvira Frosini che Daniele Timpano hanno studiato le fonti anche africane per ricostruire quello che può essere stato appunto l'impatto del colonialismo italiano in Africa. E lo spettacolo è molto interessante. Bene, io vi ringrazio, spero davvero che questo incontro vi abbia acceso delle curiosità e vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi do appunto appuntamento al 14 di aprile. Grazie ancora al professore, speriamo di averla di nuovo presto con noi, anche nella prossima edizione, comunque quella che si terrà in presenza l'anno prossimo, alla fine di aprile, perché la storia in piazza comunque, appunto, dopo questo interludio online di quest'anno, poi riprenderà il suo corso in presenza qui a Palazzo Ducale. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.